Diciamo che Sante è un po' insistito, a me è una cosa che non è mai piaciuta e mi rende sempre un po' come il fatto di non aver fatto mai l'ultima partita della carriera, perché mi rende un po' triste, però alla fine devo dire la verità che c'è tutto questo entusiasmo intorno a questa cosa e devo dire l'ho fatto con piacere. Onestamente ancora non l'ho letto, ho letto tutte le bozze perché poi alla fine... ogni volta che leggevo una bozza mi venivano in mente altre situazioni, quindi il libro non finiva mai. Ho detto, vabbè, a un certo punto ho detto basta, ora scrivilo, finisci, se no non finiamo mai di finirlo. Quanto ci ha messo a convincerti, Santi? Un bel po', devo dire che c'erano tanta gente che voleva fare questa cosa e lui, diciamo che è entrato piano piano, poi si è seduto bello largo e ci è riuscito. La sensazione che hai provato nel pensare ad un libro sulla tua vita da cestista? Ma sai, una sensazione strana anche perché, ti ripeto, io mi è piaciuta questa cosa perché anche perché poi, dato che nei periodi estivi vengo invitato spesso in questi camp di bambini, allora tutte le volte devo raccontare la storia, chi era, cosa ho fatto. Allora, ad un certo punto si è presentata questa occasione e ho detto allora facciamo il libro, così la prossima volta mi presento con il libro, glielo do e così finiamo così. 20 anni di carriera racchiusi in circa 150-180 pagine. Se vuoi racchiudere, lo so che è impossibile, però un ricordo, un'immagine della tua, diciamo, carriera cestista. Ma sai, io con Sante ho parlato chiaro, io volevo fare un libro non solo tecnico, un libro dove si vede anche quello, conosce anche quello che succedeva al di fuori, perché tanti vedevano Gentile, Esposito, Donadoni, Oscar, Sheckford, vedevano questi grandi giocatori la domenica in mezzo al campo, quello che stava dietro è quella cosa più bella, più vera. Chiaramente non abbiamo fatto tutto, cioè non ho raccontato tutto, se no altrimenti non ci facevano pubblicare. Però voglio dire, chiaramente Stefano è l'icona, è l'uomo che mi ha cresciuto, io dormivo con lui in albergo quando ero piccolo, quindi è chiaro che in questo libro si racconta un po' il tutto, non tutto, però una buona parte. L'idea è nata circa un anno fa ed nasceva dal desiderio di dare un riconoscimento giusto e doveroso a quello che è stato uno dei più grandi campioni dello sport italiano. Nel caso specifico, forse il cestista più grande e importante ovviamente di Caserta e della nostra provincia, per cui era un passo obbligato direi da parte di tutti i tifosi casertani e quindi è nata questa idea, siamo riusciti a svilupparla e poi dopo 9 mesi per fortuna è arrivata alla fine. La difficoltà di racchiudere in circa 180 pagine 20 anni di storia di un'icona della pallacanestro casertana. I momenti, diciamo, nella stesura del libro, ovviamente ho dovuto fare una selezione. Ovviamente, qual è stata la difficoltà più grossa che hai avuto nello scrivere un libro del genere? Proprio questo, perché noi siamo partiti con un'idea diversa, poi in realtà siamo arrivati a 220 pagine nell'ultimissima stesura, per cui tante difficoltà, ovviamente piacevoli, legate al fatto che avremmo voluto inserire moltissime più foto, ma ovviamente non c'era lo spazio, altrimenti sarebbe venuto un'enciclopedia e non un libro, così come tanti aneddoti che siamo proprio riusciti a mettere dentro, oltre al fatto che poi questa storia per fortuna è in continua evoluzione, perché comunque alla fine Nando ha lasciato una grandissima eredità alla pallacanestro italiana con Stefano e con Alessandro, lui stesso vive un'esperienza importante in panchina, quindi più andavamo avanti più avevamo cose da scrivere, per cui a un certo punto abbiamo deciso di fermarci e abbiamo fatto bene, insomma. Per te come tifoso, come scrittore, come autore di questo libro? Proprio questo, nel senso che era il desiderio di raccontare un esempio, una favola positiva, un vero e proprio romanzo, come dice Mario Arcieri poi nella sua introduzione, e ancora di più il desiderio di mettere nero su bianco quello che è stato forse un esempio, al di là delle vittorie che poi sono state sicuramente tante, così come sono state tante anche le sconfitte, di mettere nero su bianco un esempio positivo che ha un significato secondo me non soltanto sportivo ma anche e soprattutto sociale o morale. Il Diablo ci voleva un libro su Nando Gentile, così i due gemelli sono pari quasi in tutto. Ma direi di sì, anche se forse abbiamo aspettato tanto, Nando forse lo meritava già da un po', però direi che l'occasione è giusta, meritata, e credo che anche il contorno di pubblico sarà ed è quello giusto. Ma chi era più bravo, Enzo? Mo ce lo puoi dire, sono passati... La domanda la devi fare a Nando, però direi che la Juve Caserta di quel periodo era sicuramente la più brava, la migliore in Italia. E come allenatore?
Abbiamo avuto come allenatore. Chi è più bravo di tutti e due? Marcelletti. Enzo, chi è nel basket italiano di oggi l'uomo dell'ultimo tiro, secondo te? Non credo che ci siano dei giocatori adesso in grado di prendersi delle responsabilità e col talento che magari poteva avere un giocatore come Nando, diciamo come me e altri giocatori. La pallacanestro è cambiata e direi che questa è l'occasione giusta per dedicare quello che è giusto che meritava Nando e non parlare di altri giocatori. Il libro di Sant'Edoperto è l'ennesima dimostrazione che Caserta ha insegnato basket nella storia. Credo che l'ennesima dimostrazione che Caserta è una piazza storica importante che ancora oggi esiste nella pallacanestro italiana. Nando è uno dei simboli di quella pallacanestro e della Caserta cestistica. Enzo, tu che sei un altro simbolo della pallacanestro a Caserta, come vivi dal di fuori o almeno quando torni qua, ma rare volte, il fatto che Caserta sia in crisi economica a tal punto che ancora oggi mancano 500.000 euro per chiudere il campionato, giù di lì? Che cosa suggerisci? E poi ti volevo chiedere che cosa tendi a suggerire al movimento che è in grande crisi, non è solo Caserta ma sono anche altre piazze che non vivono momenti felici. Il discorso economico credo che sia un discorso molto molto ampio che coinvolge tante società, sia di A1 che di A2, anche di categorie inferiori, per cui è un discorso anche abbastanza complicato, così come complicato è il discorso che riguarda i regolamenti e i provvedimenti o le soluzioni da adottare per cercare di migliorare la pallacanestro. Piazze storiche come sono state appunto quella di Caserta nel periodo dello scudetto intorno a quegli anni, non credo che al momento a breve scadenza siano cose che si possano ripetere, però l'importante è non perdere quelle piazze e continuare a mantenere viva la passione, l'entusiasmo che distingue Caserta e tante altre piazze storiche nella pallacanestro di oggi.